costruire la conoscenza universitaria e il territorio. Questa è una prova evidente di come l'università debba e possa vivere inserita, quasi insediata nel territorio. Quindi davvero una stretta di mano al professor Antonello Canzano, che tra l'altro io conosco da tanti anni per avere fatto studi insieme, almeno quelli iniziali, a Scienze Politiche di Terra, una straordinaria e secondo me irripetibile stagione universitaria, quella dei nostri anni a Scienze Politiche, per la bravura degli intellettuali che intervennero in quegli anni, quel formidabile quadriennio. Il tema che mi si affida, le domande che accompagnano anche lo svolgimento di questo tema, sono francamente un grande dono, perché io vado cercando occasioni in corrispondenza delle quali poter dire su questo tema. E complimenti a voi perché seguite questo corso e spero che facciate gli esami migliori anche per una premura di vita individuale e collettiva ulteriore, futura, che faccia in modo che l'Abruzzo si ritrovi con una migliore quantità, qualità di cittadinanza attiva, perché poi per essere cittadini attivi c'è bisogno di sapere le cose, di entrare nel mondo. Noi siamo passati, come grande parte della domanda del professore accompagna e descrive, noi siamo passati da una stagione della vita pubblica italiana nella quale erano le persone che facilitavano i processi, la sintesi anche procedimentale della decisione pubblica, della decisione istituzionale, erano persone che avevano una caratteristica, l'abbondanza del consenso, una forte coincidenza di rappresentatività con la comunità della quale si occupavano e anche con il territorio del quale si occupavano. Siamo passati, diciamo, da una mediazione, diciamo, di tipo personale ad una mediazione che doveva essere strutturata attraverso non solo il lavoro istruttorio dei corpi intermedi, ma addirittura i corpi intermedi venivano contemplati nelle manifestazioni di volontà dell'ordinamento che sono le leggi. Noi, a far data dal 93, perché questa è una data che fa proprio da dies a quo di una nuova stagione per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse e anche la ricerca delle risorse e l'impiego delle risorse sotto forma della decisione istituzionale, noi troviamo una data che fa da spartiacque, che è il 93. Dopo questa data è l'ordinamento che si riprende la modalità grazie alla quale si fanno le decisioni pubbliche e si insegue lo sviluppo e si disegna e si delinea il modello di sviluppo, il camminamento della società e dell'economia. Si tratta di capire perché il 93 fa da spartiacque. È stato un fenomeno per intero intramenia, cioè dentro le mura dell'Italia, o è stato addirittura un fenomeno che ha convocato, mobilitato anche economie, società, dimensione politica anche del livello internazionale? Io vi rispondo che c'è stato un grande sommovimento in Italia per le cose che immagino avete già o rilevato, fotografato e anche studiato, o comunque proveremo a dirle oggi con maggiore, diciamo, punto di merito. Ma a parte al ruolo che c'è stato in Italia, dall'Italia, c'è stato un grande ruolo anche nello scacchiere internazionale. Per esempio, per la riassunzione di protagonismo e di centralità della comunità delle persone, dei territori, dei corpi intermedi, io cito come realtà insigne la Spagna, alcuni territori della Spagna, in particolare la città di Barcellona e la regione della Catalogna, dove una grande tradizione autonomista determinò la precisazione di strumenti di governo che poi, precisati lì, hanno caratterizzato tutto il cammino delle riforme dell'Europa e in particolare hanno avuto un grande accoglimento in Italia, perché il cammino della riflessione giuridica e politica anche italiana, animata questa riflessione giuridica e politica da un personaggio come Franco Bassanini, ma che era
soltanto la punta di diamante di tutto un lavoro che si faceva anche nelle università, a livello di riflessione intellettuale, nella comunità degli intellettuali, degli accademici, dei giornalisti più puntuali, si riuscì a determinare come non si poteva più affidare la decisione pubblica alla mediazione di tipo personale della figura o potente o prepotente o pienamente invasiva e pervasiva rispetto al territorio di cui si faceva carico come rappresentante. Se mi permette, Antonello Canzano, vorrei dire una cosa in più che facilita a me nel dire e ha la speranza di facilitare voi nel comprendere. Intanto, che cosa sono le politiche pubbliche regionali? È immaginabile l'andare in avanti di una comunità nazionale, delle società anche territoriali, delle economie territoriali senza politiche pubbliche regionali? Io mi permetto di spiegarvi un metodo che almeno a me ha consegnato un grande intellettuale del quale io ho non solo ammirazione, ma se potessi lo voterei tutti i giorni. Per me il voto, che non è soltanto quello scolastico e accademico, è anche quello che si verifica in democrazia, è la forma più alta, diciamo, o di stretta di mano o di apprezzamento. Io lo voterei tutti i giorni. Questo intellettuale si chiama Massimo Cacciari, è un filosofo che è stato sindaco. Io mi aspettavo che potesse diventare anche filosofo re durante le elezioni del nuovo capo dello Stato, il quale ci insegna e ci consiglia di ragionare per contrari, per cercare di capire che sono le politiche pubbliche regionali. Proviamo a immaginare che cosa sarebbe il cammino in avanti di una società e di un'economia territoriale se non ci fossero le politiche pubbliche regionali. Ci sarebbero allora tante politiche o di tipo municipale o politiche comunali filiformemente territoriali, o l'altra alternativa, ci sarebbero solo politiche pubbliche nazionali. Se mi fermassi qui farei come qualche volta involontariamente fa qualche giornalista che si movimenta soltanto sulle zone, diciamo, esterne della questione. Proviamo ad entrare dentro. Ma le politiche che sono? Su questo termine anche l'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto sapere che anche lui ha studiato qualche tempo le questioni teoriche. E lui ha preso in prestito una grande riflessione intellettuale che ha fatto un suo maestro, che è stato un grande ministro dell'economia, ministro degli esteri, ma prima ancora grande ministro dell'economia, che tra l'altro ha svolto un grande ruolo tra il 1988 e il 1993, quando in Italia si è fatto il passaggio di campo e di segno. Si chiama Beniamino Andreatta, è stato il primo italiano del tempo moderno, dopo Ugo La Malfa, dopo Luigi Einaudi e dopo anche Beneduce, che è un personaggio del periodo tra la fine del liberalismo e il fascismo, che si sono posti il tema di attivare politiche e decisioni costruendole sui numeri, cioè sulla conoscenza oggettiva, misurabile della realtà. Andreatta ci ha lasciato detto come testimonianza culturale che esiste la politica e poi esistono le politiche. Nell'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando ha chiesto la fiducia, un passaggio oggettivamente chiaro, oggettivamente da Presidente del Consiglio dei Ministri, che si capiva, è stato quello della famosa distinzione tra politica e politiche. La politica divide, per vocazione divide la politica, perché esalta le parti. Dietro un'attività, diciamo così, di lettura della realtà e di miglioramento della realtà, la politica esalta le parzialità, il combattimento delle parzialità. Le politiche sono invece i dati oggettivi della politica, le politiche. Le politiche sono misure, decisioni, iniziative, operazioni, esperienze, fattualità che intervengono per via di una volontà. Ci sono le politiche agricole, ci sono le politiche industriali,
ci sono le politiche di giustizia, le politiche sanitarie. Sulle politiche, le differenze della politica possono trovare sintesi, convergenza. In America, sulle politiche di sicurezza, repubblicani e democratici si mettono insieme. Sulle politiche della sicurezza e su alcune altre politiche, in America si identifica l'interesse nazionale che è unitario. Che sono le politiche pubbliche regionali? È una politica pubblica regionale come attrezzare le zone industriali per attrarre investimenti. Le politiche pubbliche regionali hanno il compito di garantire diritti, comodità, funzionalità, competitività. Sempre Massimo Cacciari, in un bellissimo corso che ha tenuto in una grande facoltà di università a Venezia, che è quella di architettura, corso di estetica, dice che le parole sono delle divinità e si tratta di andarci d'accordo. E ogni parola ha un carico espressivo, se uno lo sa usare, che risolve tutti i problemi della comunicazione e dell'intendimento. Allora, proviamo a porci la domanda in ordine ad una espressione, ad una parola. Per quanto riguarda la decisione è il dato conclusivo di un'attività di elaborazione di una politica al singolare o di politica al plurale. Una decisione ha davanti a sé una serie di alternative che si nutrono di letture puntuali della realtà, di descrizioni di effetti più o meno durevoli. Quando si prende l'iniziativa che sceglie l'una rispetto all'altra delle alternative possibili, quella è la decisione. Decidere significa tagliare tra tante alternative, io mi faccio carico di una e una soltanto. E la prediligo perché l'effetto delle alternative possibili, tra le quali scelgo quella migliore ha conseguenze durevoli di natura positiva, per esempio sul piano dello scuotimento della realtà circa la produzione di posti di lavoro o l'arredamento dei centri storici o la produzione di riscaldamento nei paesi a bassa densità demografica o l'attrezzatura di spazi per l'attività culturale e l'organizzazione della sapienza scientifica. Tenete conto però che anche quando si parla in pubblico o in privato ci sono dei termini che sono capaci di riassuntività oltre che di spiegazione di sé. Se c'è una maniera di intendere, diciamo, decisione che si preferisce rispetto alle tante possibili, questa io la rappresento così. La decisione migliore tra le tante possibili evoca una discussione che va nel merito della qualità, cioè una discussione anche che implichi un giudizio, buono o cattivo, giusto o ingiusto, positivo o negativo. E per fare una discussione di merito riguardante la qualità di quella che sarà poi la scelta rinveniente, durevole, c'è bisogno di sensibilità politica. Vi faccio un esempio e poi torno all'argomento principale delle politiche pubbliche regionali. In Europa è stata fatta una scelta tra l'88, l'89, consentitemi il 90, una scelta straordinaria da parte di un gigante, purtroppo un certo modo fallace di produrre pubblica opinione e forse anche commerciale, lo ha messo già nello scantinato e lo ha scavalcato e dimenticato. Un gigante che non ha bisogno per farsi seguire, richiamare le attenzioni, di essere dissacrante, rumoroso e violento, neanche con le espressioni, un gigante che è sempre entrato nel merito delle questioni. Kohl, capo della Repubblica Federale Tedesca, poi antesignano della riunificazione della Germania, lui ha fatto la scelta di riunificare le due Germanie in una sola,
che era il più grande problema dei 40 anni precedenti, dei 50 anni precedenti, non solo della Germania ma anche dell'Europa, quando ha fatto quella scelta, ha valutato che quella scelta creava dei danni all'economia della sua Germania di provenienza, la Repubblica Federale Tedesca, creava dei danni poiché un prodotto di ricchezza dato veniva diviso in due per almeno 10 anni, e quindi ci sarebbe stato un impoverimento per 10 anni partendo dal prodotto di ricchezza iniziale. E naturalmente accanto a questo si verifica sempre che poi c'è una caduta di voti, di consenso, di stabilizzazione della classe dirigente. Ciononostante Kohl ha deciso di riunificare le due Germanie, sapendo che avrebbe perso i voti, che avrebbe perso la sua leadership e che il suo paese avrebbe dovuto reggere sacrifici. Perché ha fatto questa scelta? Perché ha saputo misurare, entrare nel merito, giudicare, valutare il buono dal non buono, il giusto dal non giusto, il positivo dal negativo, cioè ha fatto valutazioni che non sono da un certo punto in avanti oggettivizzabili, ma richiedono un giudizio di natura politica, di natura morale, di natura etica, di natura culturale, cioè un giudizio che non si appoggia su nessuna impalcatura di dati analitici. Implica il coinvolgimento della tua attrezzatura culturale, di quello che tu riesci a stabilire che cos'è meglio per la società al futuro. Assomiglia, se mi lasciate dire, alla scelta che fa, delicatissima, costruita da un certo punto in poi sul niente di solito, l'imprenditore quando decide di investire lì o nell'altro lì nello scacchiere del mondo, o quando davanti alle emergenze disastrose un manager di rilievo nazionale o internazionale dice faccio questo e non il suo esatto contrario per questa ragione. Ci sono cioè decisioni che in alcuni momenti non hanno nessuna sovrastruttura o struttura sulla quale poggiare. Noi dobbiamo, sì, prego. Nella tua presenza, che abbiamo ancora un po' di altro. Prego, prego. Andare con te è facile contenere. Prego. Cerco di sollecitarti su alcune cose che a loro interessano in particolare. Facendo un passo indietro, noi abbiamo avuto fra la prima e la seconda Repubblica un problema molto serio, quella della ristrutturazione del sistema dei partiti. E quindi se noi immaginiamo il processo sistemico che loro hanno studiato, prima i partiti svolgevano quella fondamentale funzione che nella dottrina si chiama di Ortigas, cioè raccoglievano le domande dei gruppi di azione, dei gruppi di interesse, per trasferire in termini di domanda all'interno di un sistema politico, sia il sistema politico nazionale o locale. Ora questa funzione di gatekeepers, appunto, quindi di strutturazione della domanda, è venuta meno perché i partiti non ne sono più in grado. E quindi ciò espone il rappresentante politico eletto a una serie, diciamo così, di sollecitazioni che provengono direttamente dai gruppi di pressione, senza il filtro, senza la mediazione del partito, con il rischio di assumere decisioni che possono andare a vantaggio di questo o quel gruppo economico, senza che ci sia appunto quella sintesi degli interessi di cui parlava all'inizio. Come il rappresentante regionale può mettersi a riparo da questo rischio e come può autorevolmente svolgere quella funzione dell'interesse? Ma esiste il bisogno di una sintesi degli interessi quando si è titolari di carica pubblica? E per la mediazione degli interessi contrapposti o plurali, l'eletto, il decisore, dispone intanto della sua struttura, dell'apparato, che è un apparato che riproduce competenze, bravure, sapienze, capacità di lettura di numeri, capacità anche di creare procedure partecipate e anche mediate, bilanciate. Ma esiste tutto un tema che per esempio vede me oggi coinvolto, prima ancora che uno diventi una figura pubblica dell'ordinamento, ma è soltanto una figura sociale della comunità e chiede di diventare una figura dell'ordinamento, come si fa la combinazione degli interessi che poi entrano nel programma di governo e che poi diventa la Bibbia delle decisioni? Vi dico in tutti e due i tempi e in tutti e due i casi. Io per esempio mi avvalgo nel rintracciamento di ciò che vale, del tanto che mi viene detto dalla società, attraverso gli strumenti di cui dispongo sul piano personale, i miei collaboratori,
Per esempio io dopo di qui vado a fare la mia giornata di lavoro, poi alle 4 vado ad un'assemblea della Confesercenti dove mi si parlerà delle questioni degli esercenti commerciali, economici, turistici di questa regione, e mi si chiederà di assumere degli impegni che io dovrei poi o rappresentare in un modo da governatore della regione Abruzzo o rappresentare in un altro modo da controllore del governatore. Quello che loro mi dicono per loro è la questione più importante, ma dopo che ascolto loro mi capiterà di ascoltare stasera o domani o dopodomani portatori di interessi o combinabili con quelli di oggi o non combinabili e conflittuali. La mediazione la faccio con la mia attrezzatura culturale e politica, con l'ulteriore lavoro che faccio con i miei collaboratori, con cerchi concentrici di cui ci si dota, che sono o di natura fiduciario personale o di natura politico-partitica o di natura associativo comunitaria. Io per esempio animo due realtà che mi supportano nell'attività di inseguimento delle questioni prevalenti di questa regione, che sono due fondazioni a vocazione culturale che mi fanno capire dove è bene accendere luci per cercare di intendere che cos'è che vale nella società e che cos'è che sostenendolo produce effetti di natura collettiva. Però cari ragazzi che siete qui e anche diciamo abruzzesi speciali del domani e del dopodomani, quello che è importante intendere è che non esiste uno sviluppo senza le politiche pubbliche regionali, non esiste. Cioè noi abbiamo conosciuto un'Italia nella quale c'era un rapporto di tipo verticale tra lo Stato e il territorio senza nessun livello intermedio, però se mi fermassi qui risarei il solito lettore giornalistico sbilenco. Vi faccio un caso concreto. Sapete qual è il corpo di una decisione di politica pubblica regionale più importante in una terra come l'Abruzzo, ma non solo per l'Abruzzo, direi per il 90% dell'Italia? Migliorare il diritto della trasportistica e dello spostamento. Vediamo che significa. Voi la mattina, quando vi togliete dal luogo dove assumete energia dal e del riposo, avete bisogno, uno, di spostarvi per andare a lavorare, due, di spostarvi per andarvi a curare, tre, di spostarvi per andare a studiare, quattro, di spostarvi per andare a fare vicenda e intrapresa culturale, cinque, di spostarvi per andare a legarvi sentimentalmente. Ognuno di questo chiede che il luogo di fissità nel quale vive le cose più semplici della giornata poi diventi un luogo che si accoppia con un altro dove ci sono i centri di erogazione dei servizi. Per raggiungerlo ci sono due modi: se ho le risorse, la forza, lo spazio, il tempo, mi sposto individualmente con la macchina producendo tutta la caduta verticale di qualità della vita che noi sappiamo, oppure mi sposto con mezzi pubblici. Londra è Londra perché con il ferro si va dovunque. La politica pubblica che realizza le infrastrutture della trasportistica e della facilità dello spostamento e la sicurezza dello spostamento è una classica decisione regionalista. Non esiste un'infrastruttura trasportistica che può essere pensata da un municipio o addirittura da un cittadino da solo prepotente o potente. C'è bisogno di ragionare insieme ai territori limitrofi. Spostarsi in acqua, le navi, spostarsi con il ferro, i treni, spostarsi in aereo. O si fa un ragionamento di vasta area che mette insieme demografie, numeri, bisogni, domande, richieste, utenti, consumatori su un numero sufficiente e si fa, altrimenti non accade nulla. Questo per dirvi quanto c'è bisogno di regione che sappia fare politiche e decisioni regionali. Ma l'altro grande capitolo, io ho detto quello e mi fermo, l'arrivo delle imprese che diano collocazione alla domanda di forza lavoro da impiegare, cioè voi dopo che vi siete laureati dovete lavorare. Questo si verifica se ci sono le imprese che nascono e che progrediscano e che si robustiscano e che diventino internazionali. Un'impresa va in un luogo se ci sono politiche di attrazione di investimenti, e le politiche di attrazione di investimenti si fanno su base ampia. Non è che il comune di Scafa o il comune di Cepagatti fa le politiche di attrazione degli investimenti. Ci vogliono politiche regionaliste. E dove la politica regionalista decide cosa è il frutto di uno studio, di un'analisi. Una volta, sempre nella nostra bella facoltà di scienze politiche, io non voglio essere reclamizzare in termini contrapposti rispetto alla vostra, è una cosa positiva che
un professore che si è formato in quella facoltà stia qui a contaminare di quel modo di intendere la cosa pubblica e la cosa sociale, sia qui a fare docenza al livello che voi sapete apprezzare. Una volta si diceva che l'attività politica richiede analisi, lettura della società, analisi della società, proposta di modifica delle questioni che non vanno. Queste tre attività, lettura, analisi, proposta di cambiamento, sono attività complicate, insistenti, esigenti, che richiedono attrezzatura culturale, che richiedono annusamento dei luoghi, che richiedono anche dello scaffale mentale che ognuno di noi ha, avere una abitudine a creare agende di priorità. La categoria della priorità non si trova in natura. La categoria della priorità non la vende l'edicolante, non si trova al bar, non sta nello sportello unico che dà le informazioni in ospedale. La categoria della priorità è il frutto di un lavoro incredibile di combinazione di fattori e di decodifica di fattori. Se io dovessi fare una critica, sapendo che siamo in luogo universitario, quindi tengo conto di qual è la delicatezza di questo luogo, ai tanti che ai diversi livelli operano e che non sono mai andati a letto con la priorità, sono andati a letto con le emergenze, tanto da apparire casualissimi. Quando è che si è casuali? Io stamattina non sono venuto casualmente qui, lui mi conosce, ha voluto che si facesse un contributo anche con il mio punto di vista, dopo altri contributi di altri punti di vista. L'ho saputo per tempo, mi sono preparato, sono venuto qui dandovi il portato della mia, tra virgolette, esperienza, tra virgolette, originale. Questo è il contrario della casualità. Quando si è casuali non ci sono le priorità. Priorità significa stabilire cosa si fa prima e cosa si fa dopo. Ed è su questo che si nutre la programmazione. La programmazione non è incaricare il professor Canzano, eccoti una valigetta di Rocher, di Ferrero Rocher, con un assegno prefirmato e tu dammi un prodotto che si chiama programmazione regionale. La programmazione regionale stabilisce con chiarezza cosa si fa prima e cosa si fa dopo, quando, perché. Molte volte su queste questioni c'è la casualità. La casualità, devo stare attento alle espressioni che io uso, ci sono dei giornali, prevalentemente sono dei settimanali, che sono sempre uguali, tutti uguali, cambiano soltanto le fotografie alla volta. La casualità è rappresentata da un certo tipo di editoria giornalistica che fanno sempre lo stesso prodotto. Sono a disposizione delle vostre domande bombardanti. Intanto ci fa piacere che diciamo, D'Alfonso voglia superare questa sorta di pantano delle politiche emergenziali in cui siamo tutt'oggi, diciamo, assolutamente fermi in questa regione. Scontiamo dal punto di vista del lavoro quel modello di sviluppo che è fondato sull'industria esogena, e quindi liberare forze interne alla regione, quindi creare un modello di sviluppo endogeno assolutamente importante, se non addirittura vitale e strategico. Resta il grosso nodo della sanità e quello, io aggiungerei, anche del turismo, data la vocazione della nostra regione. Io vorrei farvi una riflessione ulteriore. Se voi doveste chiarire a voi stessi che cos'è una decisione, dopo la descrizione che vi ho dato prima ve ne do una che va ancora di più dentro. Una decisione implica o una collocazione di risorse o una richiesta di risorse. O si assegnano risorse o si richiedono risorse. Risorse di ogni tipo, perché sono risorse quelle finanziarie, quelle di suolo, quelle umane, quelle normative, quelle amministrative. Ragazzi che siete qui, tenete conto che le risorse finanziarie sono limitate, sono derivanti dalla raccolta fiscale in prevalenza. Poi ci sono risorse che magari derivano da processi collaborativi interistituzionali, anche andando molto verso l'alto. Quando l'Italia
si è autoliberata ed è stata liberata, in piccola parte autoliberata e in grande parte liberata con l'aiuto delle forze alleate, gli alleati sono venuti e hanno introdotto delle risorse momentaneamente a carico loro e poi sono state a carico nostro. Erano risorse di natura finanziaria che hanno preso la forma anche del cioccolato e del latte come impiego immediato. Poi su questo vi dico una cosa simpatica, ricordatevelo, poi riguarda Pietranzieri. Le risorse finanziarie sono limitate, però ci sono risorse illimitate di cui il consorzio civile delle persone è capace di farsi produttore. Si chiama la risorsa normativa, la risorsa amministrativa, una risorsa illimitata che viene generata dalle persone che si mettono insieme. Le persone che si mettono insieme, i vostri genitori, voi, i vostri conoscenti, i vostri vicini, aderite allo Stato attraverso un patto che è il patto di cittadinanza. Il patto di cittadinanza vi determina dei diritti riconosciuti e dei doveri stabiliti. Uno dei doveri è la partecipazione alla raccolta fiscale in relazione a quello che si ha. Lo dovremmo precisare questo, lo dovremmo precisare creando la progressività fiscale. Poi c'è un altro potere che genera il consorzio civile quando si mette insieme, il potere normativo, che è il potere di stabilire regole o di rimpicciolirle. È stabilita la seguente norma: i ragazzi frequentanti il corso di sociologia dei fenomeni politici dell'Università d'Annunzio di Chieti Scalo hanno tutti i ragazzi la possibilità di aprire dei bar in corrispondenza della montagna di Passolanciano. Lo possono aprire senza pagare alcuna competenza economica ai municipi proprietari dei territori, poiché la volontà della nazione è quella di incentivare i laureati in sociologia dei fenomeni politici. Questa è una norma. È una norma che consente di fare senza riconoscere alcun obbligo per un periodo che va dal 30 dicembre del 2013 al 30 dicembre del 2014. Questo si chiama potere, virgola, risorsa normativa per favorire l'arrivo di nuova imprenditorialità. C'è un'altra norma che dice: tutti i laureati in architettura, poiché sono stati abbondanti negli ultimi 10 anni, se vogliono aprire stabilimenti balneari devono versare nel semestre di riferimento 15.000 euro alle casse del Comune di Pescara. La risorsa normativa, cari ragazzi che siete qui, è una risorsa che nel piano dei procedimenti di riforme che sono partiti dal 93 e che hanno dislocato il potere dal centro verso la periferia, sono nati comuni più potenti, dotati di più strumenti, di più autonomia, di più protagonismo istituzionale. Alle province c'è stata una stagione in cui si è dato qualche competenza in più sul piano delle politiche per l'impiego, sul piano delle politiche di genio civile per la stabilità dei ponti, sul piano delle politiche ecologiche. Alle regioni nel 2001 è stato dato un potere tale che ogni regione si configura come uno Stato, ha una compiutezza tale di competenze che una regione oggi può far fare a chiunque ci vive tutto quello che attiene alla vita di una comunità: impresa, sanità, turismo, formazione, patti internazionali con altre regioni. Cioè, questo io chiamo potere normativo delegato dallo Stato alle regioni. Ma affinché il potere possa essere utilizzato c'è bisogno di avere le idee. Chiunque di voi può avere per dono un aeroplano o un elicottero, ma poi bisogna che venga Sua Maestà la competenza della guida. E la guida è un'abilità, una potenzialità, ma non è una capacità di scegliere una rotta. Per scegliere la rotta dovete sapere dove sta e perché è bella Istanbul o Costantinye. E per poter decidere di andare a Costantinye, che è il vecchio nome di Istanbul, dovete conoscerne la storia, dovete coglierne l'attrattiva. Se un ente regione ha i poteri e non si hanno le idee per utilizzarle, assomiglia come la vita di quegli svizzeri che sono tornati dopo aver tanto lavorato, hanno accumulato una certa quantità di risorse e di ville,
ma non ci vanno mai perché ci mettono soltanto le valigie che vengono tutti i giorni spolverate. E la condizione di alcuni italiani che sono andati all'estero, hanno guadagnato l'ira di Dio, ma hanno pensato che ci fosse un tempo per lavorare e un tempo anche per goderselo. C'è bisogno poi di mettere in campo l'impiego di questi strumenti. E l'impiego di questi strumenti è accompagnato dall'utilizzo delle idee che ti vengono in mente se tu ascolti il territorio, se ne cogli le urgenze, se ne cogli i dolori, se ne cogli le ansie, i bisogni, le aspirazioni. Io sto conoscendo l'Aquila da dentro. Come si fa ad avere un potere, non usarlo, e ad avere un dolore come quello dell'Aquila, che era una città bellissima? Gli mancava l'acqua, come c'è la Pescara, o gli mancava San Giustino, come c'è la Chieti, o gli mancava il Duomo di Teramo, come c'è la Teramo, ma l'Aquila ha una sua straordinaria dignità. Come si fa a non utilizzare i poteri che ci sono in capo ad un livello istituzionale quando c'è un dolore tipo quello che ha colpito l'Aquila? E guardate che lo stesso tipo di problema c'è stato nelle Marche, in Umbria e in Emilia Romagna, e il tempo, vi assicuro, non è stato impiegato inutilmente nell'altrove. Quando è che accade questo? Quando tu non sai qual è l'urgenza di una cosa da fare, quando ti manca lo scaffale mentale per capire l'articolazione delle priorità. Allora un ragionamento come questo va fatto con voi, che lo rendete oggetto di una disciplina, di una prestazione accademica che poi viene sottoposta a verifica, ma andrebbe fatto un incontro di questo tipo, ripetuto per 100 volte in un anno, con coloro i quali hanno responsabilità pubblica. Una cosa è certa, cari ragazzi, e qui mi aiuto sempre avendo alla mia destra Antonello Canzano: il potere senza idee è prepotenza, il potere senza realizzazioni è illegittimità. Il potere legittimo non è il potere che segue l'andamento sinuoso solo delle forme del diritto. Il potere legittimo è quello che fa, che realizza, che adempie alla chiamata della sua nascita, del suo esserci. In principio il potere è nato per difendere le persone. E se succede un'emergenza di un terremoto che distrugge tutto, a Torino una lezione come questa, e poi mi fermo e mi riaffido alla domanda del professore, è stata interrotta dalla caduta di un soffitto. Dopo questa emergenza, il procuratore della Repubblica di Torino, Guariniello, il più grande esperto di reati ambientali, che Marco Alessandrini conosce bene, il procuratore Guariniello ha ordinato di destinare le risorse rinvenibili di Comune e Provincia di Torino prevalentemente alla manutenzione scolastica. Il giudizio dei familiari di quei ragazzi di quella classe rispetto alla legittimità di quel potere è un giudizio che riconosce quel potere legittimo o illegittimo. Senza avere visto i pareri, la formalità degli atti, riconosce quel potere legittimo perché non ha prodotto e assicurato che cosa? La serenità dello scorrere della vita quotidiana di un pezzo di popolazione che chiedeva l'erogazione del servizio scolastico. Quando è che tu adempi alla tua chiamata come potere di fare le cose? Quando tu sai esattamente di che cos'è che si tratta l'attesa della cittadinanza, l'attesa, il bisogno, e poi quando le sai costruire in una algebra di priorità, in un'agenda di priorità. Obama in America, Kohl in Germania sanno benissimo, hanno saputo benissimo che cos'è. Erdogan in Turchia sa benissimo qual è la priorità di quella nazione: portare l'espressione economica fino all'inverosimile. In Turchia la crescita economica, l'economia di quella nazione è praticamente la seconda al mondo, e lui accompagna questo con le sue decisioni. Noi in Abruzzo abbiamo il compito di fare in modo che ricominci la natalità imprenditoriale. Noi oggi abbiamo 129.000 imprese in Abruzzo, nella vicina Marche ci sono 220.000 imprese. Noi dobbiamo rendere facile la nascita delle imprese, il loro irrobustimento e la loro internazionalizzazione. Noi in Abruzzo abbiamo in questo momento 534.000 percepienti reddito da lavoro, abbiamo 61.000 studenti universitari, 60.000 volontari,
60.000 invalidi civili che a vario titolo percepiscono strumenti di ausilio per la conduzione della loro vita quotidiana. Abbiamo 305 comuni. Abbiamo un numero elevatissimo di imprese che sono in difficoltà dal punto di vista bancario. Noi dobbiamo organizzare la rotta in maniera tale che ricominci la natalità imprenditoriale. Quando De Gasperi andò davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1947, fece un bellissimo intervento, disse che lui sognava un'Italia nella quale tutti gli italiani potessero diventare piccoli proprietari terrieri. Se De Gasperi tornasse a parlare davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite, direbbe che sogna un'Italia nella quale tutti gli italiani possano diventare piccoli imprenditori. Perché la libera impresa è l'aspirazione di ogni rapporto giusto, paese, giovani imprenditori. Le politiche regionali sono molto capaci di facilitare questo, se sanno entrare nel merito. Allora chiederemo a Luciano D'Alfonso a questo punto di tornare, perché i temi che lui ha sfiorato e che meritano di essere approfonditi sono veramente tanti. Immagino per esempio il potere d'agenda, insomma, di cui oggi tanto si dibatte e si discute all'interno della dottrina politologica. Chi ha il potere di agenda oggi? E su questo ci sono diverse opinioni e ciò merita di essere approfondito. Allora, abbiamo solo il tempo di una domanda da parte vostra e io mi riprometto di invitarlo di nuovo, concorderò con lui ovviamente fra pochissimo un nuovo appuntamento. Chi vuole intervenire? Con assoluta libertà e poi con spirito critico, quello che volete. Prego. Lei, prego. Lei come si può gestire la situazione dei lavoratori, dei piccoli imprenditori, no? Soprattutto con questo periodo di crisi, e soprattutto come le aziende estere vengono a investire il proprio denaro qui in Italia? Come facciamo a non far scappare le aziende italiane all'estero e cercare di motivare un po' di più l'imprenditoria italiana per evitare che poi dall'estero vengano e, in poche parole, prendono tutto quello che è possibile prendere, che dovremmo prendere noi, però purtroppo non abbiamo i mezzi per poterlo prendere. Come si fa per evitare questo? C'è qualche altra domanda, se mi autorizza il professore? Fatemene un'altra, così faccio una coppia di domande ed una risposta compiuta. Per esempio qui ci sono molti molisani. Che io conosco molto bene il Molise. Si discute della macro regione, perché non affrontare anche questo tema? Chi è molisano? Io conosco molto bene la regione Molise, avendoci lavorato per 30 mesi e mi sono occupato anche di infrastrutture viarie della regione Molise. La Isernia Castel di Sangro e anche il rifacimento del ponte di Ingocche che porta a Campobasso. Allora, come si fa a fare in modo che le imprese si trovino a loro agio nel territorio dove hanno deciso di realizzare il proprio progetto di vita? Creando politiche di contesto, che sono? Allora, un'impresa produce ricchezza, soddisfa contratti, si determina di successo nel mercato, se è messa l'impresa nella condizione di approvvigionarsi di personale facilmente e il personale che prende ha un costo tra l'inizio, il mezzo e la fine, un costo graduale. Su questo piano c'è stato qualche passo in avanti con l'ultima legislazione. Io devo avere la possibilità di conoscervi, io imprenditore, senza avere rigidità di accesso. Qual è l'alternativa a conoscere una risorsa umana da parte di un imprenditore? Faccio un colloquio conoscitivo che dura 13 minuti, in corrispondenza dei quali io non mi accorgo di niente. Se un ragazzo c'ha i forumboli ed è un po' timido, riesce ad esprimersi in malo modo e dà di sé l'idea peggiore. Non serve a nulla. Invece ci sarebbe bisogno che l'imprenditore abbia la possibilità di fare un colloquio di 6 mesi con un ragazzo, senza che costi tempo all'imprenditore. Lo stage, il tirocinio,
la prestazione d'ingresso gradualizzata sul piano della contrattualistica giuslavoristica, cioè vieni, fammi vedere come, lasciatemi passare il termine, metti la curva del cervello e della schiena, quanto ti appartiene il lavoro, se ti sai rendere fondamentale. Questo in 6 mesi viene fuori se un ragazzo ha le qualità per rendersi fondamentale. Che significa rendersi fondamentale? Sta dentro la stessa domanda. Rendersi fondamentale. Cioè se tu appartieni e ti appartiene le cose che devi fare. Primo, l'approvvigionamento di risorse umane deve essere facile. Tenete conto che un datore di lavoro vuole assumere uno che gli risolve i problemi. Sia chiaro, il datore di lavoro non vuole assumere solo per risolvere i problemi alla forza lavoro, lo vuole assumere per risolvere prevalentemente i suoi problemi produttivi, contrattuali. Secondo, l'approvvigionamento finanziario non deve essere una fatica di Sisifo, non deve essere come cercare l'ago in un pagliaio, deve essere facile anche l'approvvigionamento finanziario, sul piano procedurale, burocratico, temporale. Ci deve essere una banca che sta con le gambe nel territorio, ma anche col cervello. Gambe, cervello e cuore. A Vicenza, la Banca Popolare di Vicenza, e delle persone, e le persone sono della banca, i bambini al compleanno vogliono la punzonatura in un tesserino della Banca Popolare di Vicenza, per dire l'appartenenza. Poi deve essere facile per l'impresa situarsi, collocarsi, fare stabilimento, fare ingrandimento. Quando l'impresa si colloca, l'impresa ha diritto di avere facilitazioni da parte dei poteri locali. In Turchia, in 6 giorni, si dice di sì ad ogni progetto di vita d'impresa. 6 giorni. 6 giorni. Dico 6 giorni. In 6 giorni... In Italia probabilmente si riesce a prenotare per tempo un ristorante per una cena di fidanzamento. Noi dobbiamo imparare il valore del tempo, della velocità. La velocità è un diritto. Io, se farò il presidente della regione, modificheremo lo statuto regionale per scrivere il diritto alla velocità, il diritto poi alla facilità, il diritto alla bellezza. Quando si fa qualcosa, il prodotto di risulta nella visione regionale deve essere bello, bello alla veduta. Poi c'è bisogno di fare sì che quando si è prodotto, ciò che si è prodotto possa essere collocato nel mondo facilmente, cioè la trasportistica. Non è possibile che io, per collocare il mio prodotto nella mia azienda, per metterlo sul sistema ferroviario, devo fare 11 km sulla gomma con un camion e poi cambiare, poi scambiare con l'acqua, cioè metterlo sulla nave. Io devo avere una grande facilità di aver finito il prodotto e collocarlo su una struttura che me lo mette in giro per il mondo. In concreto, questa è una zona industriale, Chiediscalo. Le aziende che producono a Chiediscalo non hanno nelle prossimità delle loro aziende il raccordo ferroviario funzionante, per cui bisogna metterlo su un camion di gomma che lo collochi poi all'interporto, e dall'interporto prende altre direzioni. Sono 11-12 km di inferno, perché su quella stessa strada ci passano autobus, biciclette, venditori di fiori, innamorati, abbandonati, chiunque ci passa lì, ed è chiaro che il tempo poi pregiudica il rispetto delle committenze internazionali, perché sul tempo c'è la competizione. Vedete, io personalmente penso che nell'Ottocento e nel Novecento la società veniva divisa tra capitale e lavoro. Nel 2000 non c'è più ragione di questa distinzione. Se le imprese stanno bene, staranno bene anche coloro i quali già ci lavorano e ci vorranno andare a lavorare. Non c'è più ragione di una distinzione in due tra chi chiede lavoro e chi colloca il lavoro. Vi ho detto che vi avrei detto una cosa interessante di Pietransieri, lancio questa sfida al professore Canzano. Nel 1954, un baciato da Dio, nato e vissuto ad Ivrea, venne in Abruzzo
e scelse di investire per un suo progetto di vita personale ed economica a Pietranzieri. Questo baciato da Dio si chiama Adriano Olivetti. Volle ricostruire il cammino dei partigiani della Brigata Maiella e il cammino del dolore di quegli anni e impiantare lì un'esperienza di cooperazione giovanile che riesaltasse quell'esperienza di dolore. Perché vi cito Adriano Olivetti? Lui ha fatto un modello di impresa che teneva conto anche della vita delle persone, dei figli degli operai, del benessere. Perché lui era convinto che un operatore che lavora per conto di un'impresa, che riesce a sorridere, ad essere felice, produce meglio. Assumere padre e figlio in un'azienda è straordinario. Si verifica quello che la domenica si verifica nelle piazze, quando due generazioni stanno mano nella mano e si raccontano, e si aiutano, e si conducono. Nelle fabbriche di Adriano Olivetti c'era questo, ho sentito dire in questi giorni che Della Valle vuole determinare una specie di sistema Olivetti dentro la sua azienda. C'è un modo per accompagnare la ripresa, riproducendo fiducia. Questo è un paese che ha perso la fiducia. Va generata la fiducia, perché la fiducia è una grande componente dell'economia. La fiducia è il contrario della paura. La fiducia determina investimenti, coraggio, capacità di osare. Affinché ci sia la fiducia va usato il potere. Se il rettore di questa università vuole allargare il campo di calcio degli studenti o la pista da corsa degli studenti, il sindaco gli deve dire sì facilmente. In un grande comune che a me sta molto a cuore, che si chiama il comune di Barcellona, il sindaco, che è stato il più bravo sindaco del mondo, Pasqual Maragall, che è quello che ha introdotto le modifiche nella collocazione del potere, prima stava verso l'alto, poi lui l'ha portato verso il basso e con questo si è modificato anche il cammino dell'Europa, lui sotto il crocifisso aveva scritto la legge è uguale per tutti, sotto questa frase un'altra frase, qui si può fare e poi si vede come, è l'idea del potere che si compiega rispetto agli obiettivi delle persone. Quali persone? Tutte. È l'idea dell'utilizzo della discrezionalità. La discrezionalità usata solo a favore del professore è reato, la discrezionalità usata a favore di tutti è buon governo, è democrazia, è fiducia, è sistema di Olivetti a Pietranzieri, a Ivrea, è la comunità di Loppiano. Questo noi dobbiamo riuscire a fare se si ha contezza scientifica del da farsi e si ha animazione culturale. Motivazione. Un grande sindaco, e concludo, che è stato sindaco di Firenze, non quello attuale del quale non dico nulla, ma nel 1968 a Firenze è stato un grande sindaco, si chiamava Giorgio Lapira. Il 13 di dicembre del 68 il cardinale lo autorizzò a parlare in chiesa. Lui diceva che era mosso da una grande domanda etica, che non era la domanda di una loquace parlamentare che parla nei salotti televisivi di questi ultimi anni, della quale non cito il nome perché c'è un limite alle cose che si possono dire. Questo sindaco parlava in chiesa a Firenze nel Duomo, ponendosi la domanda etica che era questa: che cos'è che ho fatto oggi? Che cos'è che potevo fare che non ho fatto? Che cos'è che devo fare meglio di quello che ho fatto? Questa è la domanda etica, è la domanda del di più che convoca ognuno di noi, che poi è la domanda che si è posto Jean-Jacques Rousseau quando ha discusso tra l'amor di sé e l'amor proprio. L'amor di sé è l'amore che ci riconiuga alla dimensione universale, alla dimensione collettiva universale. L'amore proprio è quello che si esaurisce dentro ognuno di noi, è l'amore individuale. Ecco, io penso che informati di queste attrezzature uno riesca anche a stabilire facilmente l'agenda delle priorità, la quale si nutre di conoscenze. Il professore ha fatto delle domande che mi hanno consentito di liberare il mio pensiero, ma vi assicuro quello di cui vi state occupando fa bene anche ai decisori pubblici. Grazie.
Grazie a Luciano D'Alfonso, la lezione è terminata, dobbiamo cedere l'aula ad un altro insegnamento, ci ripromettiamo di insistere su questi temi con Luciano D'Alfonso, che ringraziamo per il suo straordinario, veramente prezioso intervento. Grazie. Vi posso permettere di presentarvi, ho un sito che si chiama www.scuoladiregione.it. Buona giornata e buon lavoro. Presa, d'accordo.